Un caro saluto a tutti e ben ritrovati con una nuova puntata di Chiesa di Casa, il nostro settimanale dedicato alla vita della nostra diocesi. Oggi non possiamo che focalizzarci sull'Università sull Cattolica, c'è cioè la giornata ad essa dedicata e quindi abbiamo con noi Don Maurizio Compiani, assistente pastorale e docente dell'Università Cattolica. Esatto. Ben arrivato. Ah, e Matilde Passamonti, dottoranda in Scienze Agrarie a Cremona-Piacenza. Ben arrivata a tutti, anche a te buonasera. Matilde. Grazie di essere qui innanzitutto, grazie di essere qui a parlare di Università Cattolica e lo faremo come al solito attraverso quattro parole chiave. Eh, la prima non poteva che essere cattolica <ride> per questioni molto pratiche, eh, poi apriremo la nostra finestra sul mondo dei giovani, eh, parleremo di sguardo e parleremo di Cremona perché vedremo che la cattolica per Cremona ha un ruolo abbastanza, abbastanza importante e rilevante. Eh, partirei da te Don Maurizio con la prima parola chiave, cattolica. Eh, in che modo e in che senso l'aggettivo cattolica si può applicare all'università? Si potrebbe dire che cattolica e università sono due termini estremamente vicini, perché cattolico significa universale e è una realtà come un'università, un Ateneo, che per vocazione ha una dimensione di universitas, di universalità. Cioè un Ateneo è un luogo dove la trasmissione del sapere viene coniugato attraverso tante facoltà e le facoltà si interessano ai vari temi, a vari temi svariati di quello che può essere la dimensione umana, che possono andare da una facoltà di agricoltura, una facoltà di medicina, una facoltà di economia. In questo senso l'università ha una dimensione di sapere universale e nel sapere universale ci sta una dimensione ancora più alta dell'universale, un, un sapere che si apre anche a ciò che non si, che non si conosce pienamente e quindi anche al mistero di Dio. In questo senso la cattolica ha una vocazione appunto di università e ha una vocazione di università basata su quella sapienza che la Bibbia descrive come una conoscenza che si apre al mistero più grande di Dio. Questo rapporto tra universale e altro, possiamo dire, e quindi mistero, si vive eh, da studenti, si, si percepisce nel, nell'ambito universitario? Sì, eh, come diceva appunto Don Maurizio, eh, penso davvero che eh, il nostro essere università cattolica si riconoscono nel fatto che eh, viviamo di comunità dei momenti di spiritualità, quindi la comunità universitaria non è tale solo eh, attorno ai tavoli delle riunioni da noi. No? E la prima immagine che mi viene in mente è la cappella universitaria, che è un luogo, che non è scontato che ci sia in tutte le università, eh, è lì che abbiamo la nostra messa di comunità ogni settimana, è lì che eh, per esempio ci troviamo con, i con gli studenti no? per eh, gli incontri con gli adolescenti. Ed è grazie a questa presenza e grazie ai corsi di teologia che abbiamo nelle varie facoltà che, per esempio, eh, quest'anno c'è stato un regalo bellissimo perché un ragazzo e due ragazze hanno chiesto di prendere battesimo, comunione, e cresima, di ricevere questi sacramenti all'interno del contesto universitario, quindi accompagnati poi da, eh, da, da, dai propri colleghi e dagli altri studenti. E, e quindi, secondo me, davvero si vive e si respira l'aggettivo cattolica anche in questo senso? Ecco. Sì, aggiungerei che eh, in ogni sede c'è appunto quello che si chiama il centro pastorale con la cappella, eh, però la dimensione della cattolica non è perché semplicemente o solamente perché a fianco degli studi ci sono dei momenti di spiritualità, ma nasce da una concezione che Padre Gemelli ha per cui Qualunque passo venga fatto in un ambito anche scientifico di bene per l'uomo, essendo se è un bene autentico per l'uomo non può che essere un passo dentro anche il cammino verso Dio. Paradossalmente anche a qualunque fede appartenga o anche se uno non ha fede, quando intuisce e vive la sua realtà come un autentico bene per l'uomo, quello in qualche modo già appartiene a un mistero di fede. Un cammino verso la piena umanità, diciamo, esatto. che, che, che si riconosce in Dio. E allora, proprio su questo, aprirei la nostra finestra sul mondo dei giovani, con una domanda che ci arriva da Giorgia, molto, molto provocatoria. Quindi, Regia, andiamo con la domanda. La mia domanda di oggi è inerente al rapporto tra conoscenza, dato scientifico e fede. Quindi, eh, mi, mi sono chiesta. Come può un'università cattolica coniugare appunto l'aspetto tecnico-scientifico a quello religioso? Come è possibile tenere insieme l'ambito di una fede che si definisce cieca ed incondizionata a dati scientifici e pratici? Ad esempio, come rispondiamo a domande come: come può un Dio onnipotente ed infinitamente buono permettere l'esistenza dei mali nel mondo? Domanda spinosa, direi, su tematiche non, non banalissime, non semplicissime. Don Maurizio, cosa rispondiamo a Giorgia? Io risponderei che bisogna forse ribaltare la domanda. Mm. Cioè, come è possibile che di fronte ai problemi dell'uomo e alle sue sofferenze, alle tragedie che vive, che la fede non possa tentare una risposta? La fede non è cieca. La fede è un affidarsi a Dio. Ma ci si affida a Dio su degli elementi ragionevoli, cioè la fede cristiana perlomeno non è un puro salto nel buio, ma nel legarsi a Cristo e nell'aprirsi a Cristo, il cristiano comincia a ragionare su quel mistero. Nelle lettere di Paolo, Paolo usa il verbo cercare, ma non dice mai cercare Dio, cioè Dio non è mai l'oggetto. Delle mie conoscenza, come se io lo potessi chiudere dentro le mie categorie. Ma usa l'espressione cercare il mistero di Dio paradossalmente dopo il battesimo. Quando ci si apre alla fede, allora per il cristiano nasce la necessità di cercare e di approfondire i, i motivi della sua fede, i cardini della sua fede. In questo senso parte quello che si dice la teologia, che è la riflessione sul mistero di Dio dentro la vita e la storia dell'uomo. In questo senso allora, qualunque realtà nell'uomo ci sia nell'uomo che lo interroga, questa realtà interessa la fede. Non c'è nulla al di fuori dell'uomo che non possa non interessare la fede, perché altrimenti quella salvezza che viene proclamata da Cristo vorrebbe dire che non sarebbe universale, che non riguarda tutti gli uomini ma anche qualunque dimensione dell'uomo. E eh, tu che sei, senza offesa da Maurizio, più vicina d'età a <ride> Giorgia, eh, cosa le diresti, anche per la tua esperienza di vita in università? Sì, allora, a me viene da dire questo. C'è un dialogo di Platone, di cui adesso non ricordo assolutamente il titolo, eh, che mi aveva colpito tantissimo perché l'avevo letto eh, in seguito a un ricercatore, Starmiero, che mi aveva fatto esattamente questa domanda, mm. come fai a tenere insieme le due cose, no? E quindi lui diceva, con la scienza noi possiamo descrivere, okay? possiamo descrivere quello che vediamo, Abbiamo, eh, ci dà come dire, de delle parole, degli strumenti eh, per eh, farci capire e descrivere quello che vediamo, ma non arriva a dirci per perché siamo qua, il perché delle nostre azioni. Quindi sono probabilmente, cioè, la, la scienza, secondo me, risponde anche a, a, una, a, una, a una domanda diversa, ecco tenuta sotto sempre da, eh, dalla fede, però non le vedo in, in contraddizione l'una con l'altra. C'è un, un discorso di unitarietà che mi pare sia emerso più volte dai vostri, dai vostri ragionamenti. Sì, la, la separazione tra scienza e fede è una questione, direi, del monismo ottocentesco è molto superata. Eh, piuttosto, mh, come dire... Eh, Basterebbe pensare no, che noi abbiamo nell'ambito scientifico, ci sono scienziati che credono e scienziati che non credono, quindi non dipende come, come se fossero due cose che non possono o non hanno a che fare tra di loro. Probabilmente il credere o no nell'ambito di un sapere non dipende da questa tipologia di rapporto, ma da altro. C'è una dimensione di grazia, si dice nell'ambito cristiano, no, che, a cui l'uomo si apre e si apre, e magari si apre anche in base a esperienze che fa a, a possibilità a questa grazia che passa attraverso incontri attraverso una un certo modo di comprendere il fatto del conoscere e dell'approfondire questo non allontana la fede dalla fede e salterei alla nostra terza parola chiave perché eh, penso che sintetizzi bene quello che avete detto finora eh, Matilde chiederei a te Qual è lo sguardo che la cattolica ha sul mondo dei giovani e sul futuro e quindi anche lo sguardo che tu da giovane percepisci? Mm -hmm. Allora, io ho studiato per cinque anni in cattolica, adesso sono da tre sempre lì e parlando anche con i miei compagni di corso, anche di altre università, secondo me la cifra che veramente ci è stata proposta nel corso di questi anni di studio è, è quella del, è, come dire, riconoscere la fitta connessione, la fitta rete che c'è eh, tra tutti noi all'interno di questo ecosistema, nel senso siamo consapevoli del fatto che una soluzione migliorativa in qualsiasi settore non arriva di solito da una testa o da una voce. Eh, e secondo me nel corso dei nostri studi siamo davvero stati allenati a lavorare insieme, a mettere le nostre teste insieme, a riconoscere l'idea di un altro e, e a... E a rapportarci con questa confrontandoci nel rispetto, e questo secondo me è davvero una, un discorso molto cattolico, molto cristiano, no? quello di sapere che siamo, siamo tutti fratelli e che insieme arriviamo da qualche parte. Don Maurizio, arriverei a te con la quarta parola chiave: Cremona. Eh, si festeggiano quest'anno i 70 anni di presenza del Polo Piacenza Cremona. Eh, Cremona ha un campus di primissimo livello eh, ormai, e quindi qual è il legame che c'è tra l'Università Cattolica e il territorio cremonese? Teniamo presente che eh, appunto i 70 anni della sede, la prima sede a Piacenza, Piacenza poi certo. Piacenza si estende a Cremona e sono i 40 anni per Cremona, quindi è una serie di Ma anniversari che, già. Che, eh, <ride> certo. che arrivano, no? Un'università non vive senza rapporti con il territorio, sono fondamentali. Perché eh, un'università ha le necessità di respirare quello che è la realtà del mondo, sia del sapere ma anche del lavoro. Per cui, il rapporto non so, con il mondo dell'artigianato, con il mondo dell'industria, con il mondo dell'economia il rapporto con il terzo settore, i rapporti civili per cui con il comune, con una provincia, con... è ciò che permettono a una comunità, a un'università di respirare e di intuire anche quelli che sono i problemi e le esigenze a cui bisogna dare una risposta. L'università è una comunità davvero molto complessa perché è fatta di realtà che ricerca, ed è fondamentale nel sapere, ma questa ricerca ha bisogno di essere trasmessa, c'è cioè la trasmissione del sapere, ma al tempo stesso un'università ha bisogno di collegarsi con tutte quelle realtà che in, in qualche modo cercano lo sviluppo e il bene dell'uomo. In questo senso deve avere uno sguardo generale, una grande capacità nel, nel ricercare e nell'insegnare ma deve avere una capacità di essere legata al territorio, intercettare tanti aspetti positivi, anche tante fonti che arrivano dal territorio, perché questo appartiene al suo sangue. In una battuta, Matilde, perché il tempo non ci aiuta, eh, Cremona è una città piccola, che però ha un polo molto, molto importante, tu stai sperimentando con il dottorato anche il mettersi in gioco su più fronti, quindi città piccola o vita nel mondo? Eh, direi vita nel mondo proprio perché è piccola, nel senso che ehm, alla, alla sede di Cremona ci sono eh, tanti corsi internazionali, penso alla SMEA, penso a Innovation and Tradition, e quindi eh, c'è veramente una comunità di studenti internazionali. E, Proprio per il fatto che è una città eh, non dispersiva, okay, in cui eh, ci sono le, le risorse che ci sono, si sanno e eh, secondo me è lo spazio giusto, le dimensioni giuste per creare davvero eh, un buon gruppo di amici più che, eh, come dire, una, una comunità universitaria. Di colleghi. Eh. Eh, esatto, esattamente. E, e quindi direi tutti e due eh, con i vantaggi eh, di entrambe. Allora, grazie Don Maurizio, grazie, grazie Matilde a per essere stati grazie qui con noi. Festeggeremo gli anniversari eh, che hai citato nel, nel migliore dei modi e ci ha fatto davvero molto piacere dare attenzione all'Università Cattolica nella giornata che viene ad essa dedicata ogni anno. Grazie a tutti voi che ci seguite e ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Chiesa di Casa.